Cari amici, bentornati al nostro consueto appuntamento con TG Motori, una primavera all'insegna di tantissime novità dopo il Salone di Ginevra. Quindi andiamo a scoprire subito il sommario di questa puntata. Audi TT RS Plus, Nissan Pathfinder Concept, Nissan Juke Nismo Concept, Lexus LF LC, Porsche 911 Carrera Cabrio. Tra le novità Audi del 2012 c'è anche la TT RS Plus, che con i suoi 360 cavalli di potenza tocca i 280 km orari. Come era già avvenuto in casa Audi nel 2010 con la RS6, la gamma della sportiva tedesca si completa con una versione super cattiva, che sia coupé che roadster, monta un 5 cilindri turbo da 360 cavalli, capace di toccare i 280 km all'ora autolimitati. Numeri che il costruttore di Ingolstadt attribuisce anche alle doti del telaio ASF, ossia Audi Space Frame in lega di alluminio, grazie al quale la coupé con il cambio manuale pesa appena 1450 kg, praticamente 4 kg per cavallo vapore, mentre la roadster ne conta 4,2 per cavallo. Il radiatore cromato dalla forma a diamante è l'elemento distintivo della Audi TT RS. I cerchi, dal tipico disegno Audi Rotor, sono da 19 pollici e calzano pneumatici 255/35. Tanta aggressività è espressa anche attraverso gli speciali specchi ultraleggeri in fibre di carbonio rinforzati con polimeri. Per il resto, il design della TT RS Plus tutto deve alla TT RS 2009. Paragonato con il motore su cui è basato, questo turbo a iniezione diretta eroga 20 cavalli in più e vanta 15 Nm in più di coppia, 465. Il cambio si può scegliere manuale a 6 marce oppure a doppia frizione 7 marce S-Tronic. Con quest'ultimo la coupé viene catapultata da 0 a 100 km orari in appena 4,1 secondi. Con trasmissione automatica il dato sale a 4,3. La roadster compie lo stesso esercizio in 4,2 secondi. I consumi dichiarati ammontano a 8,5 litri per 100 km con la coupé S-Tronic e 8,6 litri per la roadster. La TT RS Plus Coupé con la trasmissione manuale costa in Germania 60.650 euro o 62.800 euro con l'S-Tronic. La TT RS Plus Roadster ha un listino che rispettivamente ammonta invece a 63.500 o 65.650 euro. Al Salone di Detroit è stata presentata la quarta generazione della Nissan Pathfinder con la novità dei 7 posti. Il modello Nissan più conosciuto degli Stati Uniti si rinnova. L'anteprima di quella che sarà la nuova Pathfinder SUV, che giunge così alla quarta generazione, fa bella mostra di sé al Salone di Detroit, rimandando il debutto del modello di produzione verso la fine del 2012. Il rinnovamento del look migliora le doti aerodinamiche della 7 posti giapponese, che affina l'intuitivo sistema di trazione integrale ed evolve la trasmissione CVT per incrementare l'efficienza energetica. Rispetto al propulsore V6 esistente, la Nissan Pathfinder Concept annuncia una riduzione dei consumi nel ciclo combinato del 25% a parità di motorizzazione. Gli occupanti si possono accomodare su 3 file di sedili, mentre ulteriori dettagli su interni ed esterni saranno diffusi nel corso dell'anno. Per quanto riguarda l'abitacolo, il costruttore nipponico fa però sapere che lo spazio per le gambe dei passeggeri è stato incrementato, così come la cura nella realizzazione dei rivestimenti e delle finiture.
Bella e grintosa, la Nissan Juke Nismo Concept anticipa la versione sportiva della piccola crossover. Al Salone di Tokyo, Nissan ha esposto la Juke Nismo Concept, che anticipa la futura versione sportiva della crossover compatta giapponese. La vettura è equipaggiata con il motore 1600 DGT elaborato per poter offrire maggiori prestazioni rispetto alla versione standard da 190 cavalli di potenza. Le altre modifiche meccaniche riguardano l'irrigidimento del telaio e l'abbassamento dell'assetto, che riduce l'altezza da terra della Juke. Inoltre, la vettura è più larga in quanto adotta nuovi parafanghi anteriori e posteriori, nonché paraurti anteriori e posteriori modificati. La Nissan Juke Nismo Concept adotta la livrea bianco perla con riflessi rossi, mentre il body kit aerodinamico è composto da minigonne laterali, cerchi in lega da 19 pollici, calandra anteriore modificata, specchi retrovisori di forma affusolata e spoiler posteriore. Per quanto riguarda gli interni, la specifica dotazione di serie prevede sedili in pelle, elementi come volante, pomello di cambio e pedaliera in chiave sportiva, illuminazione rossa del quadrante e superficie opaca. La Nissan Juke Nismo è il primo passo della nuova strategia della casa nipponica verso la realizzazione di modelli e accessori di Nismo Performance per vetture stradali, che debutteranno nel 2013 con la nascita della divisione commerciale. La presentazione ai saloni di Detroit e di Ginevra della Lexus LFLC ha confermato il futuro dello stile della casa. La coupé 2 più 2 Full Hybrid è un puro studio di stile senza futuro produttivo, ma la sua realizzazione presso il centro design Lexus Culti di Newport Beach in California è stata pensata per esplorare lo stile delle Lexus di serie che arriveranno nei prossimi 2 anni. I responsabili dello stile, Edward Lee per gli esterni e Ben Cheng per gli interni, dicono di essere partiti dal classico foglio bianco e di non aver sfruttato alcuna piattaforma preesistente per realizzare questa coupé con passo di 2800 mm, una lunghezza di 4630 mm ed una larghezza di 1950 mm. Le forme della Lexus LFLC Concept estremizzano l'idea di una sportiva premium, con curve sinuose, angoli e spigoli sfacciati, linee basse e filanti e una calandra sempre più imponente. Proprio la griglia reticolare in alluminio assume una forma ricurva e tridimensionale che si sposa con le prese d'aria posizionate negli angoli bassi. I futuribili gruppi ottici mostrano luci diurne disposte in una sorta di lama ad L e 3 fari principali più in alto. Il profilo laterale mostra un padiglione ultra ribassato con tetto panoramico in vetro che si fonde con il grande lunotto che si unisce alla coda. Qui le luci adottano una cornice in alluminio simile a quella anteriore con tanto di motivo ad L. Gli interni, liberi da ogni limite produttivo, si caratterizzano per forme organiche ed essenziali, arricchite da schermi multifunzione LCD da 12 pollici che offrono informazioni sulla navigazione. Quello posizionato sulla console centrale è un touchscreen che regola audio, climatizzatore e navigatore, mentre altre 2 superfici tattili sulle portiere servono a regolare i sedili, i retrovisori e aprire i finestrini laterali. Anche la strumentazione sfrutta vari schermi LCD per i contatori analogici per tachimetro, contachilometri, livello carburante e contatore eco. Il resto dell'abitacolo è un tripudio di pelle, camoscio, legno e metallo. Trattandosi di una proposta di stile, non sono disponibili i dettagli tecnici della Lexus LFC Concept, la cui meccanica sfrutta il sistema Advanced Lexus Hybrid Drive con motore anteriore e trazione posteriore.
Nei primi mesi scopriremo quanto dello stile della Lexus Future Luxury Coupé sarà esteso alle nuove nate del marchio giapponese. Porsche ha scelto i recenti Motor Show per presentare la nuova 911 Carrera Cabrio, che segue di pochi mesi il lancio della coupé. Le varianti che hanno debuttato a Detroit sono le 911 Carrera e le 911 Carrera S, per le quali a Zuffhausen hanno scelto ancora una volta la classica soluzione della capote in tela per tenere basso il peso e non incidere negativamente sulle prestazioni. Lo stile della nuova generazione della Porsche 911 Cabrio è più fedele che in passato alla sua controparte con tetto chiuso. Così i designer tedeschi hanno potuto mantenere intatta la linea spiovente del tetto, che scompare dietro il cofano posteriore, che a livello estetico è praticamente l'unico componente a cambiare rispetto alla 911. Differente la struttura della capote stessa, formata da pannelli in materiale composito e tessuto, secondo un brevetto Porsche. Come la 911 Carrera, visivamente anche la nuova 911 Cabrio è più imponente perché sono cresciute le dimensioni con l'adozione del nuovo telaio che ha un passo allungato di ben 10 cm. Le nuove Porsche 911 Carrera e Carrera S Cabrio sono naturalmente motorizzate con gli stessi motori della Carrera Coupé. Al posteriore della 911 Carrera Cabrio c'è il nuovo 3004 Boxer da 350 cavalli, mentre la Carrera Cabrio S è equipaggiata con la versione 3008 da 400 cavalli del 6 cilindri, che può essere abbinato al cambio manuale a 7 rapporti. Oppure in alternativa alla doppia frizione PDK, che offre qualche decimo in meno nell'accelerazione, ma anche una guida un po' più precisa. Più avanti arriveranno le classiche versioni più spinte 4S e Turbo. La nuova 911 Carrera Cabrio è stata lanciata in Germania il 3 marzo scorso, data intorno alla quale dovrebbe avvenire anche la commercializzazione negli altri paesi, Italia compresa. Il prezzo di partenza tedesco della 911 Carrera Cabrio è di 100.532 euro, mentre la Carrera S Cabrio parte da 114.931 euro, tasse incluse. E questa era anche l'ultima notizia della giornata. Come sempre vi invito all'ascolto domani alla stessa ora su questa rete. A domani, arrivederci.